A tutti buonasera, notizie di Prato TG, tragedia in un'azienda, una cinquantenne è stata trovata morta in uno dei bagni di questo stabile, sentite Leonora Barbieri. Una donna cinese di 50 anni è stata trovata morta all'interno di un bagno al primo piano di un capannone di via Guido Rossa a Comeana che ospita una ditta di confezioni gestita da connazionali. È stato un collega a dare l'allarme verso le 10 di stamani quando l'ha trovata riversa a terra, priva di vita. Il 118 ha inviato un'ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano, ma quando i soccorritori sono arrivati non c'era più niente da fare, la donna era morta già da alcune ore. La vittima si chiamava Zhao De ed era irregolare in Italia da circa un mese, presente nella ditta di Comeana, aperta lo scorso gennaio, è stata trovata faccia a terra. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di Poggio a Caiano e la Guardia di Finanza, che proprio stamani doveva fare un controllo nella ditta. Nessuno aveva aperto ai finanzieri. Il bagno dove è avvenuta la tragedia si trova al piano rialzato del capannone, dove è stato allestito un dormitorio. La parte produttiva invece è al pian terreno ed è composta da 23 tagli-cuci. 6 persone, 3 uomini e 3 donne, che vivevano e lavoravano con lei in quel capannone, sono state portate in questura per essere identificate e ascoltate per capire quando la donna è stata vista l'ultima volta e se si sentisse male. La morte infatti potrebbe essere dovuta a cause naturali, ma sarà il medico legale, la dottoressa Sonnellini, a stabilire dopo aver effettuato l'autopsia. Non ci sono segni sospetti sul cadavere né niente che faccia pensare a una morte violenta. Sentito anche il fratello della morta, che vive a Prato e che è giunto nella ditta di Comeana qualche ora dopo il ritrovamento del cadavere. Presente sul posto anche il magistrato di turno, il PM Francesco Sottosanti, accompagnato dai capitani Vito Antonio Sisto e Sara Pini, rispettivamente comandante del nucleo investigativo e della compagnia di Prato. La salma è stata poi rimossa dai servizi funebri della Misericordia. L'immobile, di proprietà italiana, è stato sequestrato sia ai fini dell'indagine che per la presenza dei dormitori abusivi al piano superiore, su cui sta lavorando la Polizia Municipale di Carmignano. Sul posto sono arrivati anche gli ispettori dell'ASL per accertare eventuali irregolarità sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, pessime le condizioni igienico-sanitarie all'interno dell'immobile, sia nella parte produttiva che nei dormitori, dove è stato trovato anche un coniglio vivo in una scatola di cartone. È stato sottoposto a fermo il presunto rapinatore seriale ritenuto responsabile di almeno 3 rapine a mano armata commesse ai danni di una tabaccheria di Pistoia e di 2 alberghi della Val di Nievole, tutte effettuate lo scorso novembre. Si tratta di un 36enne originario di Prato ma da tempo residente a Quarrata. Al termine di un'indagine congiunta condotta dalla squadra mobile di Pistoia e dai carabinieri di Montecatini, il pubblico ministero ha condotto l'indagine ha emesso un decreto di fermo nei confronti del 36enne, poiché vi era il fondato e concreto sospetto che l'indagato potesse essere sul punto di espatriare all'estero. L'uomo è stato rintracciato ieri mattina a Iolo, nell'abitazione della compagna, dove gli è stato notificato il provvedimento restrittivo a seguito del quale è stato condotto nel carcere di Prato. Gli episodi che gli vengono contestati sono avvenuti il 7 novembre in una tabaccheria di Pistoia, l'11 novembre al motel Parco delle Rose di Chiesina Ozzanese, il 13 novembre all'hotel Nizza e Suisse di Montecatini. Una guardia medica non risponde ai pazienti, per mezz'ora il telefono risulta irraggiungibile, è andata a processo, oggi è stata condannata. Sentite. Per una mezz'ora risultò irraggiungibile al telefono dell'ambulatorio durante il turno come guardia medica e oggi la dottoressa è stata condannata dal Tribunale di Prato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa. Difesa dagli avvocati Nigro e Siciliano, la dottoressa, 60 anni, è comparsa davanti al giudice per rispondere di truffa aggravata. I fatti risalgono al 2010. All'epoca l'imputata prestava servizio come guardia medica presso l'ambulatorio di Vaiano. All'alba del 7 marzo, dopo diversi tentativi di parlare con il medico di turno, una donna telefonò al 112 per denunciare che il telefono risultava sempre occupato. Sul posto, dopo le verifiche fatte dagli stessi carabinieri e dal 118 che continuavano a trovare la linea occupata, fu inviata una pattuglia del radiomobile che, arrivata alla porta dell'ambulatorio, trovò un cartello con scritto «Sono fuori per visita urgente». Un cartello, ha spiegato la difesa nel corso dell'arringa, usato da tutti i medici che via via occupavano l'ambulatorio e capitava che qualche volta restasse
lasciasse attaccato per dimenticanza. Ai carabinieri che bussarono alla porta aprì proprio la dottoressa, che non seppe spiegare il motivo del telefono irraggiungibile. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 1 anno e 2 mesi, la difesa l'assoluzione. Appena saranno depositate le motivazioni, i difensori presenteranno ricorso in appello. Ha cercato di disfarsi della cocaina che stava per vendere a un cliente sciogliendola in bocca. Un 30enne marocchino con precedenti penali è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri di Montemurlo, che hanno sequestrato poco meno di 80 grammi di cocaina. L'uomo è stato bloccato tra via Filzi e via Solferino subito dopo essere salito sull'auto di un 50enne italiano già noto alle forze dell'ordine perché tossicodipendente. Il marocchino, alla vista dei carabinieri, ha cominciato a masticare con particolare vigore. E sollecitato a mostrare cosa avesse in bocca, ha sputato un pezzo di cellophane con evidenti tracce di cocaina. Il controllo dei carabinieri è stato esteso all'abitazione del pregiudicato. Qui sono stati trovati 2 involucri con circa 80 grammi di cocaina e tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi. A questo punto è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ha chiesto di usare il bagno di un bar e quando passati diversi minuti i titolari non lo hanno visto uscire, si sono allarmati e hanno chiamato i carabinieri. L'uomo, 63 anni, residente in Val di Bisenzio, ha avuto un malore ed è stato trovato riverso sul pavimento dai militari che hanno sfondato la porta chiusa a chiave appena si sono resi conto che qualcosa non andava. È successo ieri al bar Roma in via Negri, una traversa di Viale Galilei. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della pubblica assistenza inviata dal 118. Secondo i primi accertamenti l'uomo si è sentito male ed è crollato a terra perdendo i sensi. Il 63enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. Lasciamo la cronaca, parliamo di Palla Grossa. Il Comune risponde alle sollecitazioni del Comitato che proprio ieri chiedeva dove si fa, quando si fa il gioco della Palla Grossa. Ebbene, il Comune dice si farà sì, ma non in centro, non più in Piazza Mercatale, e spunta l'ipotesi dell'ex ippodromo. Alessandra Agrati. La Palla Grossa non scompare, ma si terrà a luglio all'ippodromo, dove verrà creata anche un'arena provvisoria nell'area in cui si tengono i concerti. È questo l'orientamento dell'amministrazione comunale che così risponde alle sollecitazioni arrivate dal Comitato della Palla Grossa, che aveva chiesto chiarezza sulla questione. Una scelta, quella del Comune, che è il frutto di un percorso fatto per andare incontro alle richieste del Comitato di restare dentro le mura della città in una collocazione diversa da Piazza Mercatale. Nessuna fra le piazze cittadine è però ipotizzabile come location del match. Neppure Piazza del Mercato Nuovo, dove è in corso una riqualificazione degli spazi che partirà a settembre. L'amministrazione ha anche cercato di studiare una soluzione più rapida per montare e smontare l'arena in Piazza Mercatale, ma anche in questo caso non c'è soluzione. Di fatto l'amministrazione in questo mese ha continuato a lavorare, partendo però da un punto saldo. Le lamentele arrivate dai cittadini, le richieste dei commercianti e la necessità di non chiudere per 22 giorni Piazza Mercatale sono le priorità. Entro la fine della settimana il sindaco incontrerà il comitato per presentare ufficialmente la nuova proposta. A Prato stanno per arrivare 10 milioni e mezzo nell'ambito del bando Prius. Il sindaco Matteo Biffoni stamani a Roma, a Palazzo Chigi, per firmare la convenzione. Eleonora Barbieri. Questa mattina a Roma il sindaco Matteo Biffoni ha firmato la convenzione per l'erogazione al Comune di Prato del finanziamento di 10 milioni e 574 mila euro del bando Prius del Governo, il programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza che nel caso di Prato riguarda la periferia che circonda le mura del centro storico. Alla presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del sottosegretario Maria Elena Boschi, i sindaci dei comuni finanziati per la prima tranche di investimenti, 24 in tutta Italia, hanno siglato la convenzione per gli interventi. Il progetto, presentato dal Comune di Prato, interviene su 3 nodi principali, stazione del Serraio, Parco Fluviale, Piazza Mercatale e Piazza San Marco, con lo scopo di metterle in relazione con il resto della città e del centro storico. Il progetto, del valore complessivo di quasi 25 milioni di euro, intende riqualificare l'intera area attraverso la ristrutturazione delle piazze, la rifunzionalizzazione dei luoghi pubblici, il potenziamento dell'offerta dei servizi di interesse pubblico. Cuore dell'intervento sono la ristrutturazione di Palazzo Pacchiani e dell'asilo notturno, la riqualificazione del Bastione delle Forche e della Palazzina ottocentesca e la realizzazione del parco fluviale lungo il Bisenzio Riversibility.
Per la gestione dell'asilo notturno l'associazione Giorgio Lapira compartecipa alla realizzazione del progetto sostenendo i costi necessari per la sorveglianza notturna della struttura per 3 anni, pari a 160.000 euro. Anche per il Bastione delle Forche c'è stato il cofinanziamento privato da parte di Esselunga per 180.000 euro. La riqualificazione urbana è fondamentale per dare nuova vita agli spazi pubblici, rendere pienamente fruibile da parte dei cittadini aree bellissime ma spesso trascurate, ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni. Una città più bella, più vissuta e anche una città più sicura. Prato con questo intervento riesce a dare risposte concrete da subito. Notizie di Prato TG si ferma qui, è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.